Che bello quando ci sono questi videogiochi che partono con questa musica del menu che proprio ti inebriano l'anima. Bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ. Oggi siamo su Barbershop, che sarebbe un videogioco dove devo tagliare peli pubici della faccia alle persone, perché le persone hanno i peli in faccia. Allora, nuova partita. Che è? Siamo aperti, ma certo che siamo aperti, sono io il barbiere. Tra l'altro io che sono passato attraverso il bancone. Cazzo di barbiere, sono un fantasma. Ciao buon uomo, chi sei? Dan Bilzerian? Non funziona più come una volta, ragazzi, che i negozi chiudono e quando aprono entra il cliente. No, il negozio era chiuso e il cliente stava già dentro. Vabbè, hai dormito bene su sta sedia, frate? Oggi zio Favi vi insegna a radere un uomo. Nella vita tutti quanti hanno bisogno di imparare questa tecnica. Allora, anche le signore. Si prende esattamente così, si fa entrare la lama dentro il mento del paziente, chiamiamolo così. Si fa su e giù finché non... ecco, sì, esatto. Rimangono tutti pelucchi, ma è normale perché fa figo, fa molto figo. Dopodiché si tagliano i baffi nel mezzo. Solo ed esclusivamente nel mezzo. Perfetto, allora la basettona qua la togliamo, che non piace a nessuno. Qua lasciamo un piccolo solco che fa figo. Eccola, finito ragazzi. Direi che è bello. Questo è un taglio alla FaviJ. Cioè, nel senso, vedi che charme. F ragazzi, F di figo. Nel senso che è giusto. Andiamo avanti? Ancora, sempre quello di prima. Perfetto. Le FaviJ. Ti sto tagliando la gola. Va che storia. Hi Hitler. O è lui o è Hitler. E beh. Credo che sia il lavoro più bello che abbia mai fatto fino adesso. Voi ragazzi non lo sapete, ma la barba in un uomo aumenta tante cose. Aumenta la sexaggine. Inoltre avere la barba aumenta del 50% la possibilità di trovare camicia da boscaiolo se aprite l'armadio. Se siete sovrapensiero e vi toccate il mento, ragionate del 20% in più. Cioè, insomma, la barba serve ragazzi, serve a tutti, quindi anche alle donne. Ragazze, fatevi crescere la barba, che non avete idea di quanto sia figo averla. Gli sto cambiando gli attrezzi davanti all'occhio. È una cosa, oddio. Come cazzo è possibile che una persona vada dal barbiere a chiedergli: mi fai un taglio dove sembra una capra? Che cazzo c'hai nel cervello? Una capra vera. Accontentiamo sto cristiano, facciamogli la barba da capra. Però cazzo, la patata non arriva, frate. Fatto? Cioè, nel senso, va bene, fai cacare, però spero che ti piaccia, zio. Perfetto! Mi ispiro perché non so come farlo. Allora, proviamo a fare la barba di Wolverine. Somiglia, guardalo là. Va che uomo. Tutto sommato somiglia abbastanza. Cioè, mancava. Dovresti averla grigia la barba, zio. Però hai dei begli occhi. Compensa. E poi i capelli da Johnny Bravo, zio, vogliamo mettere? Ecco, questa basta che lo lascio com'è ed è così. E l'ultimo uomo al quale dobbiamo copiare la barba, che dobbiamo assolutamente farlo, è soltanto uno. Madonna, che cosa che mica ti arriva fino a terra. Quindi ragazzi, l'unico modo per riuscire a tagliare così tanto la barba ad un uomo è questo. Porca vacca se mi somiglia. Se si prende sto gioco dal punto giusto, non è così facile, perché cazzo, fare la barba nel modo giusto è difficilissimo. Cioè, io ragazzi vorrei avere la barba veramente per farmela. Non so cosa si prova a farsi la barba, non l'ho mai fatta. Io non ho gli ormoni da uomo, sono una donna, non c'ho, mi cresce, vaffanculo. Ma questi baffettini da mafioso cinese? Vabbè, questo dovrebbe essere di Homer. Somigli un pochettino, a livello di barba. A posto? E non che cosa cazzo vuoi più di così? Fatela da solo. Come cazzo fai a chiamare un taglio de zappa? Cioè, che cazzo sei? Pasquale Pratico? Ma allora, ascoltami, no, non ti volevo. L'occhio non lo tocchiamo. Guarda lì, madonna. Sei più gnocco di De Carli. Per me va benissimo così, è un figo. Il massimo. Ho preso il massimo di centrare il bersaglio con la lama. Non so che cosa vuol dire. Non vi sposereste quest'uomo anche se siete maschi? Ho preso una A. Come cazzo fa? Non l'ho mai presa manco a scuola una A. Tanto ragazzi, il tizio... No, ho sbagliato, cazzo, ho cliccato finish. E mi ha pure dato dei soldi. Cioè, per me questo entra nel negozio, si siede, non faccio un cazzo e mi dà $40. Grazie, frate. Che il tizio si chiama Alvin Harris. Se ci mettevano la C all'inizio diventava Calvin Harris e facevamo i DJ. Cioè, per fare i soldi facili in sto gioco devo clicco finish. Solo finish e mi pagano. Non pensavo fosse così facile fare il barbiere, ragazzi. È proprio una stronzata. Cioè, io credo che con tutta la barba che ho tagliato oggi possiamo farci il campo da calcio. Cioè, veramente una tristezza. Diciamo no al maltrattamento dei peli. Cioè, è una cosa tristissima. C'ha un baffo più lungo dell'altro, ma chi se ne fotte. Accorciamo. Ok, ecco, adesso è più lungo l'altro. E che cazzo, minchia con le misure. Madonna, ecco, basta, non cacarmi un cazzo, mo te lo tieni. Ti lascio proprio il pezzo di baffo lì perché fa figo. Non lo sai tu, non sai la moda com'è, guarda che gnocco. Ci ha creduto, che roba.
Non ci credo. Tutto calcolato, ragazzi. È il baffo qua che fa figo. Cioè, guarda, ho preso pure A. Cioè, ragazzi, l'ho squadrato alla perfezione. È bellissimo. Credo sia un capolavoro. Voglio vedere che questo quanto mi dà. Infatti mi ha dato un cazzo, che non sai apprezzare l'arte. Vabbè ragazzi, concludo che l'episodio è stato istruttivo, perché avete imparato tutti come fare la barba, specialmente le signorine. Fate pratica sul babbo. Andate dal vostro babbo e ditegli: babbo, ho imparato a fare la barba da Favij, e gli fate vedere come si fa la barba, perché è così che si fa la barba. Ricordatevelo per tutta la vita che l'ho insegnato io. Quindi ragazzi, spero che il video, madonna come l'ho lasciato, povero Cristiano. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Un mi piace per il taglio di barba di Favij, che minchia, che barba. Io sono uomo dentro. Ricordate ragazzi che l'importante non è essere belli fuori, ma belli dentro. Quindi l'importante non è aver la barba fuori, ma averla... cioè, vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto. Come siete ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook e come il video trovate nella descrizione. Se non siete iscritti iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. E barba di sera, bel tempo si spera. Chi di barba ferisce, di barba... ma che cazzo ne so. Vabbè, bella ragazzi.